Per quanto riguarda tutte le questioni che sono state elencate in merito alle problematiche della città, io mi riferisco a quelle situazioni di nuove buche segnalate, alle interrogazioni che sono state fin qui poste. Io comprendo benissimo che fa anche questo parte del ruolo del consigliere comunale. Ritengo che sia abbastanza un po' troppo dire che per queste motivazioni si possa arrivare a provare sentimenti legati alla vergogna e che addirittura questi sentimenti possano in qualche maniera essere contagiosi nei confronti di chi, turista di prossimità o di chissà dove nel mondo, possa al tempo stesso provare per, a specchio, ecco, mettiamola così. Perché non credo che questa sia una città che viaggi verso la demolizione, né tantomeno ritengo che questa sia una città di cui bisogna vergognarsi per qualche buca nelle strade. Certo, è sotto gli occhi di tutti che ci sono ancora delle magagne, è sotto gli occhi di tutti che ci sia qualche buca per le strade, ma è al tempo stesso sotto gli occhi di tutti che questa città, almeno da quando è in carica il sindaco Cristaldi, la prima e l'inizio della seconda legislatura, è stata presa con i guanti e con i guanti è stata trattata e con i guanti è stata sistemata lì dove era giusto sistemare, e questo è un comportamento di tipo amministrativo e politico che sono sicuro questa amministrazione intende continuare ad adottare. Quindi io lo dico anche nel rispetto di ciò che debba essere, seppur come segnalazione, comunque un linguaggio dedicato all'impegno che questa amministrazione ha ogni giorno nei confronti di quella città. Io mi riferisco a quel sentimento giustissimo di cui parlava poco fa il consigliere Cangemi, cioè un'amministrazione che si comporti come squadra, come se per la propria città si sentisse in qualche maniera a testa di serie come quella di Valentino Rossi, così come il grande team della Ferrari. Questa amministrazione viaggia bene su due ruote e anche su quattro, tanto per la cronaca. E continuo. Il rapporto di cui poco fa veniva chiesto, credo, dal consigliere Iacono, del rapporto che c'è tra Regione e il Comune di Mazara del Vallo. Ecco, anche lì c'è un comportamento di continuità rispetto ad alcune problematiche, perché lo stesso atteggiamento che si è voluto riservare questa amministrazione nei confronti della provincia, e mi riferisco alla richiesta da parte di questa amministrazione, oltre le mozioni votate qui all'unanimità che riguardavano il passaggio di competenze per quanto riguarda il Museo del Satiro, per quanto riguarda tutte quelle proprietà provinciali, come faccio esempio per tutti, la strada provinciale Mazara Torretta, perché passassero appunto le competenze al Comune, è lo stesso atteggiamento per cui per certi interventi come quelli legati al Porto Nuovo si è chiesto che si passassero le competenze al Comune in maniera tale che quantomeno qualche cosa la possiamo sistemare. E la risposta, ripeto, che ci è stata data quantomeno dalla Regione è una risposta negativa. Ci aspettavamo ovviamente che la Regione ci dicesse: beh, non possiamo concedervi quello che ci avete chiesto, ce la sbrighiamo noi. E invece ci è stato detto, lo ripeto, non possiamo concedervi quello che avete chiesto e al tempo stesso non possiamo noi stessi ripristinare tutto per com'era e magari anche meglio, perché non abbiamo i fondi per farlo. A questo punto mi viene da dire che molto probabilmente, magari lo farà anche Fratelli d'Italia, ripristineremo noi non solo questo, ripristineremo molto presto, spero, anche tutta la Regione Sicilia. E vado avanti perché mi ero segnato qualche altra cosa. Sempre nel rispetto di questi rapporti, noi poco fa dicevamo che, rispetto al problema della pesca, credo che l'incontro che parlava di interrogazione di cui parlava, era un'interrogazione quella che aveva presentato, era una nota, così era una cosa del genere, credo. Rispetto a questa nota, molto probabilmente, visto che ne parlava il consigliere Iacono, che insieme a me e ad altri consiglieri fa proprio parte della seconda commissione permanente
che tra gli altri temi ha anche quello della pesca, che è di sua competenza. Molto probabilmente ne discuteremo anche per l'importanza delle cose. Ora vorrei al tempo stesso aggiungere, vedete che tutto ciò che si segnala, almeno per quanto riguarda le sedute in consiglio comunale, non sono cose che non appartengono all'attenzione dell'amministrazione e al tempo stesso dei consiglieri di maggioranza. Voglio dire che non è che l'opposizione si occupa di sistemare le buche e la maggioranza invece se ne infischia. Molto probabilmente utilizziamo un metodo diverso, che invece di parlarne più di tanto in consiglio comunale cerchiamo di ottemperare a questi problemi rivolgendoci a chi di competenza, e posso assicurare che nella maggior parte dei casi queste cose vengono risolte. E riferendomi alle motivazioni di cui prima, legate all'importanza di essere squadra, io posso assicurare che questa amministrazione è un'ottima amministrazione, che questa maggioranza è un'ottima maggioranza, e se vi permettete, dal punto di vista dei servizi e dell'impegno che ci mette questa amministrazione, questa maggioranza e questo sindaco, di stelle ne ha sei.